La nostra azienda è specializzata nella produzione di componenti meccaniche di precisione, con lavorazioni particolari come tornitura, fresatura delle singole parti. Operiamo nel settore delle lavorazioni di precisione per conto terzi, con lotti a disegno e parti complete di impianti già assemblati. Il nostro reparto produttivo è costituito da macchine per taglio, tornitura, fresatura e lesatura per piccole e medie serie. La qualità finale è rigorosamente controllata e quindi garantita. Ci trovi a Comenduno di Albino sulla via provinciale, telefono 035 75 5260. Di nuovo con voi, ben ritrovati a tutti amici appassionati di biliardo per quanto riguarda la terza, la quarta partita di questo turno di campionato, il Barcollo 1, la squadra che noi seguiamo in particolare opposta alla formazione del Bar Chiari 1. Al termine delle prime due partite che vi abbiamo mostrato la settimana scorsa, il punteggio è di 3-2 a favore della formazione in maglia gialla del Bar Chiari di fronte alla vittoria ottenuta da Aldo Carrara contro Claudio Barcella. C'è stata la vittoria invece ottenuta dalla coppia composta da Alessandro Chiari e Giovanni Capelli contro i fratelli Foresti, partita che noi vi abbiamo proposto appunto settimana scorsa. E adesso c'è questa terza partita, la seconda individuale di questo turno di campionato, dove Renato Zanga è opposto a Gian Pietro Caffi. Una partita che sulla carta, lasciatemelo dire, anche se sono tutti e due giocatori di C, i favori del pronostico sono a favore dello Sparagnino, sempre un giocatore difficile da affrontare, Renato Zanga, e questa sera naturalmente cercherà di rimpinguare ulteriormente il punteggio a favore della propria squadra. Vi ricordo che a seguire ci sarà la quarta e ultima partita di questo turno di campionato fra la coppia composta da Giuseppe Persico e Leonoris per il Bar Chiari contro Davor Carrara e Cristiana Gazzi. Fa lavorare il Ganascino qui con questo accosto Renato Zanga e allora spreca la boccetta di vantaggio. Ci riprova, questa sicuramente migliore, però se prende in testa lavora bene e adesso qui bisognerebbe entrare con la boccetta che è a fianco del pallino sulla boccetta e spostare il pallino verso le bianche, sufficiente pizzicarlo. Era sufficiente pizzicare il pallino sulla seconda boccetta, non sulla prima. Punto a favore di Renato Zanga. Siamo sul 4-0. La bocciata di Zanga non porta nulla. Buono questo accosto. Getta largo il braccio ma non riesce a cogliere il punto. Zanga mm.
ci riprova, questa è sicuramente migliore, però se pizzica il pallino non... no, fa gioco, costringe Caffi. L'idea è buona, vediamo, però non porta frutti, allarga però un pochettino il gioco e qui ci può stare. Stretta. Se questa è migliore, se non è troppo lunga, vediamo. Riesce a prendere il punto, ma c'è spazio anche per Zanga. Il punto è bianco. Io lo vedo bianco abbastanza grande, però. Infatti conferma la mia prima, punto è bianco, attenzione se prende, no, lo prende bene, prende di qua, resta uno il punto, 1 più 1, 6-0 il punteggio. Adesso comincia a raddrizzare il tiro, Zanga diventa pericoloso, tiene 6 punti, il filotto di prima sale a quota 12. Buono l'accosto di Zanga, qui bisogna lasciarla correre un po', leggermente abbondante. Toccare il pallino, ma il punto resta ancora rosso. Entra bene questa volta, anzi no, non come voleva, però tiene il punto a Zanca a 2 boccette di vantaggio e ottiene 8 punti di scarico. Un po' fortunoso se vogliamo, e gli resta anche il punto sul tappeto. A questo punto la situazione è di 20-0 più punto sul tappeto, la possibilità di gestirne un altro. Candelina, la specialità di Renato, cade un po' sulla destra, però rientra.
2 più 2, 24, un punteggio, trovato è vero 8 punti di rimessa, del resto andiamo a dire io, ma questo me lo ricordo perché con Renato Zanca da giovane non so quante partite ho giocate, tantissime, mi ricordo che lo devo proprio dire. La fortuna ha sempre un pochettino pesato a suo favore. E qui si mette davvero male, 30-0 il punteggio. Dopo questo bel tiro, partita che si sta incanalando, una situazione difficile per Caffi, tiene un bel punto adesso anche se abbondante. Vedete che è bravo, c'è nulla da dire. Questa non mi sembra male, bravo, bravo Caffi, è giocata bene. E vedete che quando c'è da allargare il gioco non si fa pregare. Zanga credo che sia rimasto rosso, cioè una boccetta di vantaggio Caffi. Adesso sono due. Non va a cercare nessuna soluzione particolare. Zanga sbaglia però. Sbaglia l'accosto. Questa non l'ho capita perché giocata così esterna, la poteva giocare di là. Uno più uno. Fatto su questo tiro, il pallino va nella parte superiore, c'è anche la boccetta che è invitante. Zanga non si fa pregare anche se resta leggermente in piedi, tiene però il punto, pallino nella parte inferiore e si va all'accosto. Attenzione, va a avere due punti questa, no, è arrivata al limite del birillo. Adesso qui attenzione perché Zanga sta tentando una delle sue giocate, sta tentando di pizzicare la bianca, potrebbe essere valida. Stessa giocata di Caffi, tiene il suo punticino.
Ganascino forse lo aiuta. Forse lo aiuta il Ganascino. E poi il rimpallo. Tiene due bei punti, o perlomeno un punto. Gioca sotto sponda, Zanga, forse un po' lunga. Se non tocca niente se ne va, invece prende il pallino, fa gioco. Da brivido questa giocata, è troppo lunga. Credo che Zanga tenterà il passaggino alla bianca senza correre il rischio di vendere nulla. Tiene il punto, 1 più 1, 32-2, questo è il parziale. Sta giocando da 14 minuti. Tiraccio da parte di Zanga. Pallino in buca, possibilità. Boccetta invitante lì. Io sul 32-2 l'avrei in ogni caso, avrei in ogni caso bocciato. Gioca sotto, un po' corta. Deve far altro che tenere il punto, Zanga, cosa che in effetti fa. Gioca anche bene. Qui bisogna andare dritto, dritto sulla boccetta rossa. Bisogna stare attenti al Ganascino, infatti prende boccetta il pallino, non fa gioco. Questa volta invece lo fa. Vediamo cosa decide Zanga. Attenzione, va a pizzicare la rossa. Va a pizzicare la rossa, la gioca bene. Ha giocato con bravura, 1 più 1, 34. Caffi, secondo me, deve cambiare atteggiamento. Il pallino con Zanga, lui non lo vede mai. Ancora un tiro sicuramente non dei migliori per Zanga. Io sono abituato, e me lo ricordo, gran bel bocciatore. Thank you.
giocare un punto di precisione. Adesso attenzione, giocare di prima, bisogna andare sul pallino perché se vai sulla rossa non lo fai mai. Vediamo, tocca il pallino, si fa gioco, bravo. Spreca però il vantaggio. E Zanga non perdona, Zanga è giocatore tosto, arcigno. Questa non arriva. Sì, dai. Non è come la voleva Caffi, però. Stavolta va un po' controgioco, a mio modo di vedere. Zanga fa gioco però ancora una volta riesce a far gioco e ancora una volta il pallino lo tira Renato Zanga, 36-2, e per fortuna che non c'entra il Castello, altrimenti a quest'ora ha fatto la 8. Sette pallini contro uno. Piove sul bagnato. Se va sulla bianca lo prende, se va sulla rossa però. Anche questa non è larghissima, però doppio rimpallo questa volta lo favorisce, ma è la giocata. E Zanga che non va a cercare Fronzoli, ma soltanto il tocco alla sua rossa, eccolo lì. Dobbiamo dire che lui è cioè, molto concreto Zanga. Prima era uno, adesso diventano due. Ehi, trova due punti di buca. E anche il punto sul tappeto. Forse da troppa sponda questa volta Zanga. Vediamo, no. Attenzione, altra no, si ferma lì, sembrava dovesse terminare in buca, invece no, aiutato un po' dalla fortuna Renato, vi ricordo, non gli ha mai fatto difetto, e questo è il nono pallino, che compreso l'acchito all'inizio, che Zanga va a tirare.
Attenzione la spigolata. 4 punticini. All'attacco Caffi. Nulla di fatto, tiene il punto. Sbaglia la giocata anche Renato Zanga. ...44-4 il punteggio. Ancora un'altra giocata sbagliata e qui bisogna giocare il retro sulla rossa per tentare. Troppo piena, 1 più 1, 6-44. Attenzione al giro. Potremmo usare un eufemismo e dire girano tutte le palle. Adesso si gioca in cima al biliardo. E allora ne approfittiamo di questa pausa. Due parole con il nostro capitano Aldo Carrara. Non è una serata particolarmente felice la nostra, eh? No, diciamo che ne abbiamo viste di migliori sicuramente. Probabilmente sarà un influsso negativo da parte di qualcuno. Qualcuno sta gufando, però vabbè, insomma, ci sta. Qualche mea culpa anche per te, anche se hai vinto finora. Ma sicuramente finora non sono ancora riuscito a entrare, diciamo, nel pieno delle forse mie possibilità, però insomma, che dobbiamo fare? Prendiamo quello che viene, teniamo duro, intanto abbiamo una posizione abbastanza decorosa in classifica e cerchiamo che poi tutte queste altre partite che verranno ci servano poi da allenamento per arrivare in un finale più decente, insomma, diciamo così, più possibilista. Grazie al nostro capitano, adesso andiamo a vedere il prosegue, è rientrato dalla pausa, attenzione, restano due punti, anzi no due, a Caffi, però c'è ancora una boccetta
e va ancora all'attacco, anche un po' fortunoso questa volta, l'attacco di Zanga che resta con, facciamo il calcolo, ma l'attacco sparagnino di Renato Zanga porta ancora qualche punto in cascina. Sparagnino. Mentre salutiamo la signora Anita che... sta servendo un buon Lugana. ...48-6... altri due punticini. Va a punto Zanga, pizzica la bianca, riesce ad ottenerlo. Entrare, sfiorare soltanto. Se il pallino va in buca c'è una bella giocata questa volta. Questa resta alta. E allora la giocata adesso diventa buona per Caffi. Anche perché l'eventuale tocco del pallino, infatti vedete che Zanga va a giocare a punto. Caffi va all'attacco. Colpisce bene, peccato. Gli resta un punticino, ce lo porta a casa. 8-50. Colpito bene stavolta, ma c'era la boccetta che dava completamente fastidio. Spigolata, non porta nulla. Avete visto dal tabellone luminoso, questa non arriva a fare il punto. Siamo sul 58, partita segnatamente a favore di Renato Zanga, che pur non facendo nulla di trascendentale si sta portando a casa una partita un pochettino troppo facile. Larga il gioco, Zanga, punto ce l'ha, forse anche due, vediamo. Eh,
E qui cerca 3 più 3. Infatti 3 più 3, 56 a 8. Punteggio che penalizza oltremodo la nostra squadra con Marchiari che e per fortuna che Zanga non ha ancora trovato il filotto. Allora, due boccette di vantaggio. Per Caffi, questa era da giocare sotto sponda, che il gioco lo faceva in ogni caso. Candelina storta è sempre difficile. Eccola così, stretta. Terzo tentativo, è riuscito il rimpallo sulla bianca che ha deviato il pallino, ma Zanga forse la tiene bassa, però misuriamo bene e infatti Caffi chiama punto bianco. Bianco il punto, 10-56, e adesso Caffi parte la riscossa. Buono il tiro, arriva il filotto questa volta, non dice più di no. Eccolo qua, 10 punti, no, 8. Comunque sono buoni, bel tiro. 18-56. Salviamo, come si dice, salvabile, ma Zanga trova subito la risposta. Va a 64. C'è un gran vocio al di là del bar perché è in corso la gara di Scopadassi. Giocarla sostenuta, bravo, una bella giocata, dai, due restano lì, adesso Zanga andrà a toccare il pallino, no, ho sbagliato tutto, voleva toccare il pallino sulla sinistra, ha sbagliato,
Vediamo cosa combina Caffi, sinceramente non l'ho capita. +3 Attenzione alla spigolata, due punticini, 26-64. Questa è più stretta ancora. A questo punto un 3+3 a Zanga è sufficiente per chiudere la partita. 2 finisce qui la partita 70-26, 5-2 a favore della formazione del Barchiari, che ci sta dando una severa lezione in casa nostra, dimostrazione che il campionato è apertissimo per quanto riguarda la classifica. Adesso, amici appassionati, c'è l'ultima gara, quella in coppia, una coppia composta dal Barchiari, da Noris Persico contro Agazzi Carrara. Inizia la quarta partita di questo turno di campionato qui al Barcollo di Gavarno, dopo le prime tre partite in vantaggio 5-2 la formazione del Barchiari, formazione che ultimamente sta trovando dei buoni risultati, lo dobbiamo dire, è riuscita la squadra in maglia gialla a vincere la partita in coppia e poi invece ha sofferto per la gara individuale, però dobbiamo dire insomma che dopo la gara individuale di Zanga il risultato conforta la squadra di Vallalta. L'accosto di Noris, vi ricordo che qui Elio Noris è il signore che ha appena giocato adesso, la sua boccetta non gli riesce,
1-2, vanno a meno 2 visto, anzi a, sì, a meno 2 visto che sono partiti con l'handicap di 4 punti per la differenza di categoria. Attenzione, la spigolata non porta nulla. Persico. Ragazzo simpaticissimo, istrione, possiamo chiamarlo così. Va all'accosto d'Avor, è una bella giocata questa, leggermente aperta, però la forza è quella giusta. Leggermente corta la boccetta di Agazzi, che però comunque fa gioco. Questa sembra forse un pelino corta per creare il disturbo, infatti così è. Recupera questa bella giocata e adesso vediamo cosa può fare Agazzi. Cerca, attenzione, forse però non credo riesca a fare gioco, vediamo, bisogna misurare. Forse anche due rossi. Grande fair play in campo. Due rossi, 2-4, dunque meno 2-4, 6 punti di diversità. Vincendo questa, la coppia del Barcollo porta il punteggio sul 5-5. Colpisce bene Norris, abbiamo appurato la provenienza della sua famiglia e della mia, non abbiamo, diciamo così, delle ragioni perlomeno conosciute che ci portano a un grado di parentela. Del resto questo cognome proprio qui nella media valle seriana è abbastanza comune. Non fa gioco Persico con questo accosto. Credo che ci sia ancora lavoro per Aldo Carrara.
punto è bianco, gioca l'ultima e dunque hanno tre boccette di vantaggio, si può giocare anche per i 10 di colore. Beh, la soluzione può esserci sulla la rossa che è vicino al pallino, vicino alla bianca, da pizzicare appena, e poi si può tentare di spostare l'altra. Questa potrebbe essere la soluzione. Anche di prima con la roba, è un po' tosti, ecco, al befo. E la paga oltre il barile. Tentare, secondo me la giocata può essere questa. Se riesce a passare, leggermente sostenuta, non è assolutamente male. Eccola lì. Eccola lì la giocata. Adesso sono ancora due boccette in mano. A cercare di giocare sotto sponda la rossa. Se gioca sotto sponda la rossa, questa scappa via. Bravo, bravissimo, bravo Cristiano Agazzi, ha fatto una gran bella giocata. Tra le altre cose arriva anche a ottenere due punti. Gran bella giocata sicuramente. E adesso non resta altro che pizzicare il pallino, ma come? Due più due vanno a quattro, sono a pari, quattro pari. Partita bella anche in questa giocata, abbiamo visto delle buone trame, ancora la pizzicata alla sponda, stesso tiro precedente. Va all'attacco Noris. Persico sbaglia anche la sua seconda giocata, mette in difficoltà il proprio compagno che riesce a ottenere un bel accosto. E adesso vediamo Agazzi, credo che non voglia tentare nulla se non semplicemente pizzica male, però può ancora ottenere una giocata da 3 più 3. Deve pizzicare anche sotto sponda, va sempre bene. È un po' troppo aperta questa, infatti peccato, non riesce a ottenere. Poteva essere una giocata
interessante. Siamo sul 6-4. Bel tiro da parte di Elionoris. Come si dice in gergo, il pallino resta troppo in piedi. Tra l'altro mi pare che vada anche nella parte superiore, questa è un'ottima, potrebbe essere un'ottima soluzione per Davor. E forse ha ragione. Sposta tutto ad Akito e va all'attacco Noris. Ehi, colpo secco deciso. Tiene il punto. Classico tiro da giocatore di biglia obbligata. Biglia obbligata vuol dire gioco, si gioca soltanto in qualche paese, si è obbligati a sparare tutto quello che c'è al di sopra della metà del biliardo, si dice proprio biglia obbligata. Il tocco, attenzione, una boccetta di vantaggio, bisogna conservarla. Tiene un buon punto. Ha ragione, la giocata era proprio quella lì. Però credo che sia. Speriamo che arrivi. Sì, arriva. Leggermente corta. Ci crea un brivido Christian. Gran bel tiro da parte di Davor, classico tiro leggermente di sfaccio, colpisce bene, 8 punti per lui, 14-6 il punteggio. Può stare anche Davor su questo accosto, leggermente corto, però lo prende. Troppo lunga questa giocata, attenzione, bisogna coprire dietro, bisogna coprire dietro, mamma mia, qui adesso se portano giù il pallino la giocata è fatta per i 10 di colore. Questa mi sembra cortina comunque, forse va sulla bianca, però allarga la strada. Da luce al pallino. È bassa. 2+2. Brutte giocate, perlomeno in questo turno.
Il bel tiro di Norris questa volta, troppo sull'esterno. Comunque le due alette portano 4 punti e il risultato di parità, 14 pari. Rimpallo sulla giocata di Giuseppe Persico, giovanotto dalla Foltachioma. Devo essere sincero, la prima volta che l'ho visto qualche anno fa ho pensato subito ad Artagnan, lo spadaccino che difendeva l'onore del re francese. Ragazzi, vediamo, lui ama questo tipo di giocate sotto sponda leggermente lunga, un po' troppo aperta. Anche questo ho paura che sia un po' troppo aperta, vediamo. Fatti, arriva sul pallino, lo pizzica in maniera sufficiente per spostarlo verso la bianca. Mette un po' in ambasce Norris, che deve giocare piena sulla rossa, la gioca leggermente stretta, infatti il punto resta ai bianchi. 1-1 alla coppia del Barcollo, che va a quota 16. Ancora un bel tiro da parte di Davor Carrara. Stesso modo di colpire del papà Vincenzo. Buono l'accosto, tiene il punto, attenzione. Rimpallo sulla bianca, consegna un bel punto alla coppia del Barchiari. Deve solo arrivare, ma ho paura che non arrivi fino a quella posizione. Adesso bisogna coprire qui davanti. Eh sì, ha ragione Davor a far vedere la strada. Pizzica il pallino e fa una bella giocata via. Credo che a questo punto possono giocare sostenuto. Eccolo, braccio teso da parte di Norris, una gran boccettata, attenzione, arriva il rimpallo, beve 4 punti, tra le altre cose restano sul tappeto 2 punti bianchi. E ci prova adesso, ancora leggermente sostenuto. Però non fa gioco, restano lì 2 punti, una giocata da 8 punti per i ragazzi del
Uno solo, 6 punti per i ragazzi del Barcollo, salgono a quota 24 e staccano un più 10, importante. Cambia posizione della battuta del pallino Davor, stranamente, visto che di là li aveva fruttato bene, ma qui lo spigolo gli dà ancora una mano, 2 punti. Non sono mai belli questi tiri, ma non bisogna guardare in faccia nessuno se vogliamo raggiungere il 5 pari. Zanga qui davanti, che ha giocato la partita precedente, sta ancora, c'è un bandierone che non finisce più, inneggia al Barchiari il rimpallo, attenzione. Zanga che mi hanno detto che ha firmato un contratto sostanzioso con il Barchiari, pranzo tutti i giorni con una bibita, caffè compreso, pur di giocare con la maglia gialla, credo che non sia assolutamente male, insomma. ...26-14 il punteggio... questa se ne va in mezzo, infatti... un po' rammaricato Persico per questa boccetta che sfugge via ancora... sceglie l'altra via Norris... butta fuori bene il braccio, agevolato per il fatto di giocare sulla sponda destra, e ottiene un bel punto, sicuramente una gran bella giocata. E adesso bisogna avere il coraggio di giocare la candelina storta, con qualche rischio, però la gioca bene, grande giocata da parte di Cristian Agazzi, che ottiene 8 più 4, 12, una gran bella giocata. Queste sono le giocate che fa la differenza. La mamma è qui vicino a vedere, la mamma di Cristian ha detto gran bella giocata, gli aumenterà la paga. Credo che non ne abbia bisogno la paghetta, insomma, credo che non ne abbia bisogno Cristian. 38-14. Il tiro di Davor. Non arriva la boccetta di Persico. Si riprova Norris, cerca di allargare il gioco in rimpallo. Tiene il punto, mi pare, però hanno perso
una boccetta di vantaggio e dunque gioca in scioltezza la coppia del Barcollo a costo di Cristian Agazzi, molto bello. Prima ci ha fatto vedere una gran bella giocata con la candelina storta che ha fruttato in 8 punti. Tiene il punto Noris, sta giocando bene. Noris è poco sostenuto da Persico, ma Noris, manco a dirlo, cognome importante, difende con caparbietà. Questa è un po' troppo aperta forse, infatti 1 più 1, 16-38, ci può stare. Uno dei pochi errori di Cristian Agazzi finora. Non è male il tiro di Noris, ma non trova. Trova Birilli. E adesso Davor va all'accosto, gioca, trasponde sullo stretto, cerca una soluzione per portare il pallino dietro, ma la lascia corta, larga. C'è qualche magagna in più questo accosto. Qui ci sta anche Persico. E invece no. Buono il secondo accosto di Persico, però c'è il doppio vantaggio di boccetta. La formazione di Agazzi Carrara gioca sostenuto, il pallino che dovrebbe tornare indietro, infatti eccolo lì, bravissimo. Infatti colpendo in pieno, il pallino ritorna ed è questa la giocata. Importante, vediamo questa se non tocca il pallino, no, lo prende, anzi no, allarga la giocata, vediamo, adesso bisogna valutare dove portare il pallino o alzarlo, il che è molto difficile, alzare la bianca mi sembra abbastanza difficile. Davor sta dicendo a Cristian di giocare la propria bianca per scaricare la rossa dietro, però un pochettino corta questa, è bella ma è corta. Infatti ottiene, è vero, i 2 punti, ma è lontano. Adesso a questo punto è meglio accontentarsi di un 3+3 che non fa assolutamente male e che, devo dire, porta il margine a 1 punteggio tutto sommato da, vediamo il tiro prima, da gestire, anche se non arriva nessun punto su questo tiro di Davor, che però non dà spazio agli avversari, tutto nella parte inferiore, e si riparte con l'accosto. Si allarga, attenzione, qui con un pochettino di coraggio si può tentare. Cosa dici, Aldo? Sì, assolutamente sì, da fare, anche perché è sempre gioco comunque. Certo, non bisogna giocarla troppo stretta, perché però non dovrebbe bere assolutamente nulla. È una gran bella bocciata, anche se
colpisce il pallino prima della rossa, il pallino che va nella parte superiore, si riparte con all'attacco Norris. Grande, grande, con qualche rischio, ma grande bocciata da parte di Elio Norris. Come ho già detto prima, il cognome è una garanzia. E mantiene anche la boccetta di vantaggio la coppia del Barchiari, 20 punti adesso di differenza. Salutiamo anche il signor Gino, che anche questa sera è costretto al lavoro doppio turno, lavoro straordinario. Il marito della signora Anita, che ci ospita qui al Barcollo, mentre la signora Agazzi va a fare una fumatina. Attenzione, ritorna sulla bianca, e qui dipende dove va a finire la bianca, se resta sotto punto, e in effetti eccola lì. Bruciato forse una delle speranze per poter bocciare il pallino e gestirlo. Facile la giocata, e dunque pallino nelle mani di Davor Carrara. Lavora il Ganascino, ma non come voleva. Attenzione, tutto buono, e qui credo che il braccio destro di Norris, vediamo, tira il boccino, tira il pallino, eccolo, infatti colpisce sull'esterno, gira un po' tutto. Attenzione, rischia, 4 punti per la coppia del Barcollo. Ha cercato di alzare la rossa, invece ha alzato il pallino. Ottiene, è vero, 2 punti nella parte alta, ma ha bevuto 4 punti. Grande passaggino da parte di Norris. Bravissimo, anche se gioca forse un po' troppo sostenuto, la bianca che ritorna, ma resta fuori, credo, dal gioco di colore, con Agazzi che va però a toccare il pallino a questo punto. Pericolo, pericoloso, io credo che forse bisogna giocare più il pallino, pizzicarlo, che non perché c'è la bianca sull'orlo della buca, c'è la bianca sull'orlo della buca, vediamo, bravissimo, attenzione, anche
il pallino scaricato, grande giocata, sono 10 punti questa, forse una delle più belle giocate della serata. E insomma, davvero bravo, probabilmente galvanizzato dalla presenza della sua mamma. Davor pizzica ancora il ganascino, non succede nulla. ...56-32, margine oserei dire quasi rassicurante. Qui bisogna giocare sostenuto, allargare il gioco anche toccando il pallino che va giù. Bravo, 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 bravo. Davor. Palla a costo, Persico. Bel punto, ragazzi, stringe bene, va sul pallino, forse no, passa in parte, no, bravo. Bella serata da parte di Cristian Agazzi, che ha fino a questo momento fatto un pochettino la differenza, sostenuto comunque anche da Davor Carrara. Attenzione, il tocco non è efficace. Punto molto sportivo, Giuseppe Persico dice punto bianco, senza far intervenire l'arbitro. È corta questa, peccato, manca un po' di forza, la direzione era buona, punto è bianco. Si poteva giocare anche il secondo, anche perché 60 poteva essere sufficiente per un tiro mancino di Davor per andare a chiudere l'incontro. Ci prova. Eccolo lì il tiro che io avevo detto poteva essere diverso, invece no, non è sufficiente. Comunque si va sul 66-32. A questo punto la partita, credo, e soprattutto bravo ancora Norris, ridà ancora qualche speranza alla squadra del Barchiari con questo bel filotto. Dobbiamo dire che è stata una partita giocata discretamente bene a punto, ma soprattutto il tiro, le giocate da una parte e dall'altra sono state, hanno contribuito a rendere piacevole questa gara. Non possiamo dire è stato così nella partita precedente. Bassa questa, ho fatto troppi complimenti prima ad Avor, allora pizzica il pallino, non è sufficiente, adesso bisogna coprire, adesso bisogna abbassare il pallino, la boccetta, non bisogna farli rientrare in partita. E infatti vedete che va a coprire, anche se la tiene un pochettino bassa, però alzare il pallino lì credo non sia facile. Vediamo Persico cosa inventa. Toccare il pallino e lì bisogna avere il coraggio di tentarlo. Credo che a questo punto, è vero che di chi è il punto? È bianco? Ha
alzare il pallino vuol dire 10 punti, rientrare in partita, sbagliarlo vuol dire dare in pratica la partita agli avversari, anche se i 26 punti, ma soprattutto i 66. Non ci arriva più. E attenzione, va anche a bere, e qui si chiude la partita. E la vittoria, la coppia composta da Carrara Agazzi riporta la situazione in parità 5-5 in questo turno di campionato. Per quanto riguarda il cammino del Barcollo, c'era forse qualche speranza in più da questa partita. Si affrontava una squadra che era sotto di 13 punti rispetto alla nostra posizione di classifica, ma dopo le prime tre partite abbiamo addirittura ha avuto paura di incorrere in una severa batosta come era capitato al Circolo Enars settimana scorsa. Non è stato così. 5 punti sono comunque incamerati per quanto riguarda la formazione, che per il momento è ancora seconda in classifica. Con questo è tutto. Amici appassionati, mentre si accendono le discussioni del dopogara, salutiamo tutti gli avventori del Barcollo, anche i nostri avversari che sono stati comunque sportivissimi, e li invitiamo naturalmente a seguire sulle nostre frequenze, sul nostro sito, le partite del campionato provinciale di biliardo. Grazie amici appassionati di biliardo specialità boccette per averci seguito. Da Lorenzo Noris, la più cordiale buona serata a tutti. La nostra azienda è specializzata nella produzione di componenti meccaniche di precisione, con lavorazioni particolari come tornitura, fresatura delle singole parti. Operiamo nel settore delle lavorazioni di precisione per conto terzi, con lotti a disegno e parti complete di impianti già assemblati. Il nostro reparto produttivo è costituito da macchine per taglio, tornitura, fresatura e lesatura per piccole e medie serie. La qualità finale è rigorosamente controllata e quindi garantita. Ci trovi a Comenduno di Albino sulla via provinciale, telefono 035 75 5260.